Questa è una storia difficile da credere, ma è una storia accaduta davvero. Il racconto di un soldato americano che sostiene di viaggiare nel tempo. Si chiama John Titor e dice di essere venuto a trovarci dal futuro, dall'anno 2036, prima di quella che lui chiama la Terza Guerra Mondiale. È qui per una missione precisa che decide di raccontare a migliaia di persone. È la cronaca dei 5 mesi più misteriosi che il mondo di Internet abbia mai vissuto. Io vengo dall'anno 2036. Tutti i fisici concordano sul fatto che il viaggio nel tempo è qualcosa che avviene a livello quantistico, a livello di particelle elementari. Sono stato mandato nel 1975 per recuperare un computer particolare e riportarlo nel mio futuro. I viaggi nel tempo li usiamo per reperire informazioni e oggetti che sono preziosi per riportare il mondo a una condizione normale, dopo la Terza Guerra Mondiale. Nell'agosto 2004, il Rochester Magazine trovò e intervistò Bob Dubicke, uno dei tecnici che progettò il computer IBM 5100. Dubicke confermò che le funzioni non documentate descritte da John Titor erano vere e furono realmente tenute segrete all'epoca. John Titor afferma di essere stato mandato nel 1975 per una missione militare. Ma i suoi messaggi compaiono su internet nel 2001. Perché sulla via di ritorno John ha deciso di fermarsi nel 1999 e di rimanere per 3 anni in questo tempo? La sua scelta ha a che fare con le persone incontrate nel 1975? Qual è la promessa a cui fa riferimento? Com'è possibile che qui nessuno si faccia la domanda giusta? Perché gli abitanti di questa linea temporale non si chiedono come mai il loro mondo non sia collassato il 1 gennaio dell'anno 2000? Stai dicendo che i problemi che abbiamo evitato salvandoci dal Millennium Bug hanno generato altre conseguenze? E perché mai, scusa? Qual è il collegamento? Hai mai provato a considerare che io abbia già involontariamente alterato la vostra linea temporale? Sono nato nel 1998 e ho alcuni ricordi che condivido con voi su questa stessa linea temporale. Mi ricordo Disney World a Natale e la spiaggia di Daytona d'estate. Quando il conflitto civile iniziò a degenerare, la gente dovette scegliere tra rimanere nelle città e perdere gran parte dei propri diritti civili in cambio della sicurezza, o di lasciare le metropoli per aree rurali isolate. Una notte casa nostra fu perquisita e i nostri vicini vennero arrestati senza alcuna motivazione apparente. Questo convinse mio padre a lasciare la città. Tra gli 8 e i 12 anni vivemmo in una comunità agricola evitando il conflitto con i federali e con la Guardia Nazionale. A quel tempo era già chiaro che non saremmo mai più tornati alla vita di prima e che la divisione tra campagna e città diventava sempre più profonda e ostile. Nel 2011 avevo 13 anni. Mi arruolai nella fanteria chiamata Fighting Diamondbacks e ci rimasi per 4 anni, fino alla fine della guerra civile nel 2015. La guerra finì quando la Russia lanciò un attacco nucleare contro le grandi città americane, il nostro nemico, la Cina e l'Europa. Gli Stati Uniti contrattaccarono, ma le città e l'impero federale americano venne distrutto. Noi, gente di campagna, vincemmo la guerra civile. L'Europa e la Cina vennero distrutte. La Russia è il nostro partner principale, la capitale degli Stati Uniti ora è Omaha, in Nebraska. Cosa scatenò la guerra? È inevitabile o pensi che possa essere fermata? La guerra fu il risultato di una colpevole gestione della politica da parte delle leadership occidentali durante la guerra civile americana. E
Sì. Penso che su questa linea temporale voi possiate ancora evitarla. Cosa accadrà? Com'è il mondo nel 2036? Nel 2036 io vivo in Florida, insieme alla mia famiglia, e sono a distanza nella base di Tampa. La Terza Guerra Mondiale nel 2015 ha ucciso circa 3 miliardi di persone. I sopravvissuti sono cresciuti insieme, standosi vicini. La vita nel 2036 è centrata sulla famiglia e sulla comunità. Non potrei vivere a centinaia di chilometri dai miei genitori. Non esiste più nessun grande complesso industriale che produce quantità massicce di inutile cibo e inutili oggetti per l'intrattenimento. A causa delle radiazioni, l'acqua è purificata a livello comunitario e mangiamo solo ciò che produciamo. Tutto viene coltivato e allevato localmente. La gente passa molto più tempo a leggere e a stare insieme. Com'è una tua giornata tipo nel 2036? Beh, mi risulta abbastanza difficile parlare di una giornata tipo. Non so, se devo dire, nel 2036 la giornata tipo di un americano è quella di un contadino, di un agricoltore. Nel tuo tempo, esiste ancora una bandiera americana? Sì, abbiamo ancora la bandiera. Ma si discute sul portare il numero delle stelle a 50. Dopo la guerra la Costituzione è stata cambiata. Abbiamo 5 presidenti che vengono votati in elezioni diverse e il vicepresidente è a capo del Senato. Allora, cosa ci consigli di fare per la guerra che verrà? Una volta che la guerra civile sarà iniziata, il mio miglior suggerimento è questo. Trovate almeno 5 persone di cui vi fidate ciecamente nel raggio di 100 miglia e compratevi delle biciclette. Scusate, ma devo andare. Tra 30 giorni lascerò il vostro mondo e tornerò nel mio 2036. Prima di partire risponderò a tutte le domande che invierete su questo sito. Purtroppo devo spendere gran parte del mio tempo per organizzare il viaggio e non sarò molto al computer. Saranno le mie ultime settimane con i miei. Vivete in pace questo 2001.